inizio di seduta possiamo, prima di iniziare con l'ordine del giorno, ho avuto una richiesta del consigliere Russo, deve dare una comunicazione, e dopo il vicepresidente Matteo Marchese un'altra comunicazione. Prego consigliere, sei pronto? Presidente, questa comunicazione l'avrebbe dovuta fare la dottoressa Buzzanga in qualità di fondatrice della lista Mister Bianco Libera. Sì. Comunque comunichiamo che i sottoscritti consiglieri, dottoressa Buzzanga e Russo Marcello, con la presente dichiarano di abbandonare il gruppo consigliare Vivi Mister Bianco Libera e di riformare il gruppo consigliare Mister Bianco Libera, lista presentata al momento delle elezioni comunali a Corsa in maggio 2012, e nomino capogruppo il consigliere Russo Marcello. Grazie. Grazie consigliere Russo, quindi se per favore lo possiamo comunicare, lo diamo agli atti, lo diamo in segreteria. Vicepresidente, prego. Grazie signor Presidente, colleghi consiglieri, semplicemente una cosa, ne parlavo prima in maniera stringente col Presidente, purtroppo ieri sono stati dei fatti, delle parole soprattutto signor Presidente, che non si addicono a quest'Aula, volate da tante parti, ma purtroppo parole che spesso offendono, che hanno un peso, parole che offendono come macigni. Io mi auguro che una cosa di questa non capiti più da parte di nessuno in quest'Aula, da parte di chi fa parte di quest'Aula e di chi viene come ospite all'interno di quest'Aula. Personalmente esprimo la mia solidarietà ai colleghi che si sono sentiti offesi e mi sento di dire, e stavolta lo dico non a titolo personale, ne sono certo a nome di tutto il Consiglio, che qui verso l'arma dei carabinieri e verso le forze di polizia in generale c'è sempre massima attenzione per il ruolo che fanno, mai ci sono segnali dispregiativi da parte di tutti i consiglieri del Consiglio Comunale di Mister Bianco e mai ce ne saranno. Grazie. Grazie consigliere e vicepresidente, è stato chiarissimo. Prego consigliere Riolo. Comunicazione consigliere, comunicazione dopo Vito Santapaolo. Dopo. Così sì, dai. Presidente, dopo aver sentito, no, non c'è problema, dopo aver sentito quello che ha detto il consigliere Russo, siccome io sono uno dei fondatori di Mister Bianco Libera, quindi questa cosa la rimando al mittente, e sono stato subito dopo l'elezione eletto grazie ai miei collaboratori della lista e fondato il capogruppo, quindi penso che prima di fare una cosa del genere penso dovrebbe essere atto a chi ha fondato la lista. Questo è riferito al signor Russo Marcello, grazie. Grazie consigliere, e quindi Vito Santapaola, prego, consigliere Riolo. Presidente, consigliere. Un attimo consigliere, anche questa interazione di Vito Santapaola mettiamo nel verbale perché vediamo poi domani. Presidente, buonasera e colleghi consiglieri. Allora, con l'evento dei fatti che si sono succeduti proprio questa sera, noi siamo sprovvisti della situazione che si è venuta a creare all'interno del gruppo, per cui io chiedo cortesemente se è possibile di sospendere 5 minuti il consiglio per poterci noi confrontare con il gruppo per vedersi poi il da farsi. Questo non è, io ti capisco, però queste sono riunioni che si devono fare privatamente. È una cosa avvenuta oggi, non è una cosa programmata. Sì, va bene, ma non fa allarmare. Sì, d'accordo. Presidente, non è una cosa programmata. Sei dall'aula, cosa, per favore. Sì, lo so, lo so, ho capito. Consigliere, ho capito. Benissimo, va bene, vediamo. D'accordo, mi faccio completare. Grazie Presidente. Se per favore dall'aula non state zitti, sono costretto a farvi accompagnare. Sospendiamo. Prego consigliere, un attimo che devo sospendere il consiglio. Ho dimenticato una cosa, così siamo ben chiari. Da questo momento il consigliere Santapaola Vito, capogruppo da Mister Bianco Libera, Mister Bianco Vivi, come che, da questo momento si scioglie dal gruppo e farà parte della maggioranza del sindaco di Quadro dove ha vinto l'elezione. Grazie. Grazie consigliere Santapaola. Benissimo, quindi sospendo per 10 minuti il consiglio comunale. Benissimo, consigliere, 10 minuti di sospensione. Presidente, una cosa.
All'avvenuta di queste nuove ulteriori dichiarazioni, io ritiro anche la sospensione dei 10 minuti perché non mi serve più. Grazie. No, grazie. Allora, continuiamo col Consiglio Comunale. Sono state ritirate la proposta di sospensione. Passiamo con l'ordine del giorno. Richiesta di commissione d'indagine relativa alla. Non ci saranno più comunicazioni, d'accordo? Sto procedendo con l'ordine del giorno. Inerente il sistema integrato di depurazione all'ambientista e i suoi costi di gestione di servizio. Per favore, sto leggendo, per favore, Carmelo, non ti sediare. E quindi, premesso che con nota protocollata 22242 del 14 maggio 2005 allegata la Presidente della Quinta Commissione Consiliare, dottoressa Maria Antonia Buzzetti. Per favore, se no nonno, per favore, se no consigliere Gisella, per favore, consigliere Gisella, per favore, stai leggendo. No, no, ha ritirato la sospensione, perciò stiamo andando avanti. Va bene, stai dicendo. Chiede che venga istituita una nuova commissione, una commissione d'indagine al fine di approfondire la problematica inerente al sistema integrato di depurazione, avendo riguardo sia all'aspetto inerente alla realizzazione degli impianti, sia alle gestioni e ai costi di servizio. Visto l'articolo 18 del vigente regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, il quale prevede che il Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può istituire commissioni di indagine. La deliberazione di istituzione della commissione deve essere adottata dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e definisce l'oggetto e l'ambito d'inchiesta, nonché il termine per concludere e riferire al Consiglio Comunale gli eventi. La commissione è composta da 7 consiglieri, in rappresentante proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare, di cui il numero 6 consiglieri eletti con voto limitato ad 1 e ad un presidente eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale. Quindi io Consiglio Comunale che elegge il presidente e tutti quelli. Visto lo stato quo, propone, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, istituire una commissione di indagine al fine di approfondire la problematica del sistema integrato di produzione, questo l'ho letto prima, dare atto che la delibera di istituzione della commissione deve essere adottata dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei componenti. Per favore, allora veniamo. Aspetta, fammi la legge ormai, dare atto che la nomina dei componenti, la commissione in numero 7, il rappresentante proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare, dovrà avvenire per numero 6 consiglieri con voto limitato a 1 e il presidente dell'elezione maggioranza. Stabilire l'oggetto e l'ambito di indagine, nonché la durata e il termine entro il quale la commissione riferirà al Consiglio la risultante dell'indagine. Quindi dobbiamo anche eventualmente stabilire il termine di durata. Giusto? Prego, consigliere. Approfitto 5 minuti di sospensione proprio per accordarci anche con gli altri gruppi. Gentile. Va bene, grazie. D'accordissimo. Allora riprendiamo, diamo atto alla richiesta. Sospendiamo per 10 minuti il Consiglio Comunale. Perché fuggi? Sant'Anacito assente, Foti assente, la Pisarda presente, Santa Paola presente, Arena presente, Riolo presente. Siccome ho gli occhiali, sogno un poco il sabato. È difficile avere la risposta del banco, come sei? Che sto là, io sono capace, ho la carina e si vuole mettere i cavalli. Presidente. Oh. Il destino. Vitrano. Assente. Galasso. Presente. Caruso. Presente. Ricciardello. Assente. E ora poi chiamiamo La Spina, presente. Marchese, presente.
Tenerello presente. Tenerello presente. Scaletta presente. Nicotera presente. Basile presente. Vittorio presente. Bozanga assente, Orlando assente. Rosso presente. Zanghi presente. No, Zanghi assente. Puglisi è assente. Giaccone presente. E Marchese Domenico assente. 19. È entrato tutto bene. Entra Monaco, entra Sant'Onocito, entra Licciardello e basta. Quindi sono 22. 21 presente, la seduta è valida. E consigliera la Buzzanca, che è stata la richiedente, assente. Se qualcuno vuole illustrare, consigliere Russo, lei o qualcuno, tenga, la vuole? Ce l'hai? No, già qui, resti sì. Consigliere Basile e assessore Mancuso, per favore, che c'è l'intervento del consigliere Russo. Sempre lei, consigliere Basile. Prego, consigliere. Entra anche Domenico. Entra, sì, presidente, allora. Per favore, consigliere Basile, che va a fare? Non conosciamo una voce di 10 minuti? E casomai non informiamo una voce di 10 minuti? Che ci abbiamo stasera, non so. Questa è la colpa di Sant'Agati. La colpa è di Sant'Agati? Prego, consigliere, su quale ce la vogliamo venire, per favore. Ringrazio anzitutto il consigliere Marchese per le parole espresse nei confronti, nella solidarietà nei miei confronti e nell'arma dei carabinieri. Penso che le persone per bene e oneste non chiamano i carabinieri sbirri. I carabinieri si chiamano carabinieri. E dovrebbero essere felici di avere i carabinieri in questo paese e anche all'interno di questo civico consesso, anche perché svolgo il mio ruolo semplice di consigliere comunale. Richiedo gli atti, li verifico, li guardo sempre a tutela dei cittadini e dell'ente stesso, che questo qualcuno se lo metta chiaro per in testa. Ho sempre detto che chi è onesto non deve avere paura di nulla. Allora, questa è una richiesta di commissione d'inchiesta relativa alla problematica inerente al sistema integrato di depurazione dell'impiantistica e ai suoi costi di gestione di servizi. Parlo perché la consigliera Buzzanga, vedo che ancora non è arrivata, ha telefonato, ha detto che ha avuto un problema con l'autovettura. La guida commissione consigliera, la persona del suo presidente, dottoressa Buzzanga, in considerazione che numerosissimi cittadini hanno manifestato il loro dissenso anche a mezzo via legale per l'avvenuta riscossione in bolletta del pagamento della quota relativa all'allaccio depuratore consortile, rete fognaria, considerate che con la sentenza della Corte Costituzionale 335/2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 15/10/2008, la quota che gli enti richiedono sull'utenza è stata dichiarata illegittima. Considerato che l'amministrazione non ha mai fornito tempestive notizie in merito, sebbene più volte nel corso di interrogazioni consiliari poste sia ai tecnici che ai funzionari, sia alla parte politica, questi non hanno mai fornito motivazione soddisfacente, glissando o rimpallando la problematica. Considerato altresì che questi consiglieri non hanno mai preso visione dell'intera documentazione inerente al reale e perfetto funzionamento dell'opera e considerato che la zona a cui è collocato il depuratore consortile risulta essere una zona posta a vincoli paesaggistici e idrogeologici e che si ritiene di dover approfondire l'intero iter burocratico che ha permesso la costruzione di detto impianto nella sua indicata zona e visto anche che allo stato attuale lo stesso risulta essere colpita da frane che potrebbero aver provocare un danno all'intera struttura con conseguenti danni a persone e cose, e che non costa che siano stati presi provvedimenti in merito agli uffici preposti, in considerazione a tali fatti viene chiesta questa commissione d'inchiesta. Io dico che la commissione d'inchiesta indagine nasce in passato da alcuni consiglieri, dal consigliere Corsaro, Caruso, Marchese e Giaccone. Nasce perché la commissione bilancio nel corso di un sopralluogo è rimasta molto ma molto perplessa sul mancato funzionamento del depuratore. D'altronde il consigliere Giaccone è stato il primo in questi anni a imbattersi in questa lotta. Lui più di noi conosce bene la problematica.
dubbi che questa commissione ha rinforzato dopo aver appreso in commissione che il contatore della luce installato sul luogo fattura una bolletta mensile irrisoria pari a 4.000 euro, somma che presumiamo dovuta all'accensione delle luci presenti nel sito e non per il funzionamento del depuratore. Spesa questa ritenuta esigua per un depuratore consortile, atteso che altri depuratori consortili presenti in Italia fatturano una media dai 20 ai 30.000 euro di bolletta mensile. E questo, a nostro parere, ne è una prova. Atteso che il funzionario, sia il sindaco in consiglio, hanno sempre detto che il depuratore è funzionante, tant'è che i cittadini pagano una quota perché è collegata allo stesso, riteniamo di dover verificare, grazie alla commissione d'inchiesta, il suo funzionamento. E ciò lo si può fare acquisendo tutte le carte in possesso all'ente e ai vari enti interessati, eventualmente la provincia e la regione. Verificare come mai tale depuratore è stato fatto in una zona apposta a vincoli paesaggistici e idrogeologici. Verificare quest'iter burocratico, visto che la zona è colpita appunto da frane, che mettono in serio pericolo eventuale personale che vi opera. E se sono stati presi provvedimenti da parte dell'amministrazione per far fronte a queste frane che attualmente sono in corso. Il ruolo dell'amministrazione ha fornito la verità e che è stata sempre vaga nelle domande poste dai consiglieri su tale problematica, riteniamo per il bene della cittadinanza che il Consiglio Comunale si esprima favorevolmente alla commissione d'indagine al fine di sgomberare anche nell'interesse dell'amministrazione qualsiasi dubbio. Questo è il motivo della commissione d'inchiesta e sono sicuro che i colleghi voteranno favorevolmente perché facciamo sia il bene dei cittadini e soprattutto anche dell'ente, così evitiamo, come ho detto prima, qualsiasi altro ragionevole dubbio. Grazie. Grazie consigliere Russo. Bene, do la parola a Caruso. Caruso. Grazie presidente. Lo accennava poco fa colleghi consiglieri e assessore. Lo accennava poco fa il collega Russo. È un normale divenire di qualcosa che parte nel marzo del 2014. C'è una conferenza stampa, quattro di noi cominciano a porre sul tappeto delle criticità. Mi preme sottolineare in questa fase che questa richiesta è bipartisan, non appartiene né a maggioranza né a opposizione. È una richiesta fatta dalla Commissione Bilancio all'unanimità, proprio perché così come noi desideriamo portarla avanti non dobbiamo mettere sotto inchiesta alcuno. Qui non si vuole processare nessuno, qui si vuole con le dovute cautele e soprattutto informando ancora di più i consiglieri comunali, interloquendo con tutti i soggetti che da questa commissione d'indagine possono essere coinvolti. Quindi oltre al lavoro che un normale consigliere comunale può già di suo svolgere, nel senso che l'accesso agli atti, la documentazione e quant'altro già è nelle prerogative del consigliere comunale, la commissione d'indagine proprio per la sua funzione ha quello di avvalersi nell'espletamento delle proprie funzioni anche di coinvolgimento a tutti i livelli dei professionisti che in quest'ambito, e quindi mi riferisco ai geologi, agli architetti, a tutte le persone che a vario titolo possono aiutare la commissione d'indagine a venire a capo di tutte quelle che sono le criticità che appunto il collega Russo ha elencato. Lo sappiamo, il depuratore si trova in una zona, crediamo, infausta per dove è stato posto. Sappiamo che Mister Bianco è un comune capofila da questo punto di vista come depuratore concertile, quindi dobbiamo stare molto attenti. E come diceva il collega Russo, la spia si è accesa nel momento in cui, avendo ricevuto all'interno della Commissione Bilancio il preposto che ci ha chiarito il consumo dell'energia elettrica, 4.000 euro sono pochissimi come consumo mensile per un depuratore, ma sono tantissime per un normale uso, di quale uso stiamo parlando. Quindi ci sono dei misteri che accompagnano il funzionamento di questo depuratore. Non ultimo, chiudo e passo la parola a chi sicuramente molto meglio del sottoscritto ha i titoli per poterne parlare, mi riferisco al collega Giaccone, perché è innegabile che gli va dato il merito di aver condotto dal primo istante questa battaglia di civiltà che, ripeto, non ne appartiene né alla maggioranza né all'opposizione, ma a un consigliere comunale, così come noi, ciascuno di noi, deve anteporre agli interessi di bottega quelli sicuramente della collettività.
Chiudo dicendo che riteniamo ancora ingiusto, nonostante l'amministrazione si sia, dopo più di un anno, abbia approntato una riduzione del canone della depurazione abbassando lo 0,50 allo 0,20, riteniamo pur tuttavia che proprio in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale che cui citava poco fa il collega Russo, anche questo 0,20 sia un canone non dovuto, sia illegittimo, alla luce anche di una cosa che è sotto gli occhi di tutti. Questo depuratore consultivo, questo depuratore non ha mai avuto un collaudo, ma l'unico collaudo cui è stato sottoposto è stato un collaudo in bianco. Non sono un esperto in materia, ma non ci vuole tanto a capire che un collaudo con acque bianche per un depuratore è aria fritta. Quindi chiedo, mi auspico a nome della Commissione Bilancio, faccio mio l'appello che ha fatto prima di me il collega Russo, proprio perché non vogliamo mettere sotto indagine nessuno, non vogliamo mettere sotto inchiesta nessuno, vogliamo solo vedere più chiaro la conduzione e monitorare quello che è un bene di questo comune e che ha forte rischio. Quindi ritengo che sia auspicabile da parte dell'intero Consiglio arrivare a un voto all'unanimità per questa commissione di indagine. Grazie Presidente. Signor Presidente, colleghi consiglieri, signor Presidente, io credo che sia inopportuno che si faccia una commissione di indagine, dico, e spiego anche il motivo, perché c'è una l'ottava commissione che è la commissione ad hoc per questo servizio. Noi abbiamo fatto già diversi sopralluoghi. L'ultimo c'era il depuratore che era in manutenzione e non funzionava. Allora, se dobbiamo noi creare commissione su commissione, allora facciamo, ma c'è una commissione ad hoc che serve per controllare anche questo. I capigruppo, i consiglieri possono richiedere tutto quello che sia nel loro mandato politico e amministrativo. Assieme alla commissione, l'ottava commissione, ci lavoriamo e poi cerchiamo di risolvere il problema. Se ci sono degli abusi lo può anche verificare con l'ottava commissione, di cui fa parte anche il consigliere Ciccone, il consigliere Vitrano, il consigliere Calasso, il consigliere Riolo, il consigliere Puglisi, il consigliere Basile, io e un consigliere del Foti o chi sostituisce già siamo 8-7 consiglieri, possiamo lavorare benissimo. Perciò perché chiedere una commissione di indagine che sarebbero spese per il comune? Perché si deve fare. Assolutamente no. Perché si deve fare. Che ci vuole un segretario? Lasciate stare. No. Ci vuole un segretario. E io credo che sia un'offesa ai 9 consiglieri dell'ottava commissione. È un'offesa, è come se l'ottava commissione non lavora e non fa niente. Questo è il discorso. Voi volete fare della commissione di indagine? Cioè avete fatto solo proposte, rifate alla commissione, la commissione assieme a voi lavora, già la commissione esiste, perciò è una cosa fatta in più, come se l'ottava commissione ci sono solo elementi di maggioranza. Io penso che l'ottava commissione oggi ci sono più elementi di minoranza che di maggioranza. Comunque Presidente, mi sembra una cosa inopportuna e spero che questo Consiglio dia rispetto all'ottava commissione e ai commissari. Grazie Presidente. Grazie consigliere Licciardello. Non ci sono interventi a questo punto, faccio parlare. Allora, quindi Licci Giacconi. E guarda tu, sai ci chiedo che fai. Se lei vuole può comandare anche qua sopra, io non ho problemi. Ah, vai, fallo, per favore, ora c'è l'intervento del consigliere Giacconi. Avete chiesto che il consigliere Giacconi sta parlando. Se per favore lo vogliamo ascoltare con un po' di buon senso. Prego. Allora, signori consiglieri, signor Presidente, signore consigliere, assessore, guardate, io con questa commissione un po' non è facile stasera spiegare a tutti quanti il lavoro che io ho fatto e poi in collaborazione quando c'è stato l'anno scorso che abbiamo fatto la famosa conferenza stampa. Il lavoro è abbastanza
minuzioso. Io mi sono dovuto recare anche a Palermo, per chi non lo sapesse, mi sono dovuto recare anche a Catania per capire che cosa stava succedendo là sotto. Ma da dove parte il mio cruccio? Perché i 50 centesimi della depurazione parte da qua, dai 50 centesimi dalla depurazione, perché già una sentenza precedentemente aveva annullato nella legislatura che c'era precedentemente, dove il sindaco era la signora Caruso, aveva già annullato questa proposta di 50 centesimi ed è stata annullata con l'avvocato Saglimbene, che ho tutti gli atti, ce li ho. Non ce li ho qua questa sera gli atti, perché non li ho portati, perché è stato fatto un lavoro minuzioso quando riguarda questa benedetta questo benedetto depuratore, che a me, come dice qualcuno, che l'ottava commissione ci ha lavorato, per carità, io non è che dico che non ho lavorato, io ho fatto un altro lavoro per conto mio, tanto che per conto mio mi sono dovuto prendere anche un avvocato. Guardate che c'è un avvocato in corso, non perché oggi l'avvocato è vicino al vice sindaco perché sta facendo il consulente, ma guardate che quello sembra l'avvocato dei cittadini, e ci sono oltre 70-80, non so quanti sono, dei cittadini che vogliono fare la denuncia, e io sono con loro, sappiate che lo farò, perché quest'atto non riguarda me personale, ma riguarda la mia cittadinanza. Perché spiegare tutto questo stasera non è facile. Partiamo da un punto di vista: la commissione d'indagine non costa niente, è a gratis. Per chi non lo sapesse, la commissione d'indagine è a gratis, è un lavoro che si fa in più, e quindi costi zero della commissione d'indagine. Ma la commissione d'indagine, come diceva lei, caro consigliere Caruso, non deve mandare sotto processo nessuno, assolutamente no. Qua non stiamo mandando sotto processo nessuno, vogliamo capire, io voglio capire a 360 gradi, e vi consegnerò nel momento in cui, se si farà la commissione d'indagine, tutti gli atti a partire dal 1000, se qualcuno non lo sapesse, come non sapevano alcune cose quando riguardava i beni immobili che c'erano sequestrati dalla mafia. E signori miei, qua uno, se vuole sapere le cose, si deve muovere, deve essere bravo, deve cercare e deve capire, se no non ci arriverà mai. Quindi noi dobbiamo partire dal 1987, vedete quando dobbiamo partire lontano, perché la commissione d'indagine, se si farà, io consegnerò dal 1987 ad oggi, dal dibattito che c'è stato in questa sala consiliare. Attenzione, non è che io sto partendo da ieri o da oggi, se qualcuno non lo vuole fare, a me poco mi interessa, io continuerò la mia strada imperterrita con l'avvocato, come l'ho fatto. Se mi costa denaro lo farò, non mi interessa come ho fatto, perché qualcuno ha una relazione dall'avvocato, l'ho consegnata a qualcuno, io con l'avvocato abbiamo collaborato insieme. Dovete sapere anche che l'avvocato di istanze ne ha fatte più di me, forse, perché io non so quante ne ho fatte, li consegnerò al momento giusto, ma non ha mai avuto una risposta su questo depuratore. Io prendo spunto di questo, perché non è quanto riguarda solamente il consumo di luce che c'è stato, che non c'è stato, qua il problema è di natura diversa, qua c'è tutto un discorso da andare a vedere a monte, cosa sta succedendo nel depuratore, perché questo depuratore funziona o non funziona, perché in questo depuratore vengono delle frane, perché in questo depuratore si sta muovendo una strada e nessuno fa finta di vedere. Ma ci sono, quindi io non devo incriminare nessuno, non devo mandare nessuno qua, come diceva lei e come diceva anche il Russo. Io farò un'indagine per capire, perché a sostegno dei miei concittadini, perché i miei concittadini stanno pagando prima 50 centesimi, oggi dico 20 centesimi. Allora, se facciamo una riduzione da 50 a 20, qualcosa c'è. Da dove scaturisce questa cifra dai 50 ai 20 centesimi? Perché vengono fatte tutte queste? Perché vedete, è lunga la storia, perché qua, perché arriva un regolamento all'ottava commissione? Perché arriva? Arriva sotto pressione di quello che il consigliere Giaccone scrive in continuazione all'ingegnere Marchese. E allora, arrivato a un certo punto, arriva questo benedetto regolamento. Io il regolamento, questo l'ho detto prima, lo dirò, non partecipo a quel regolamento. Io l'ho letto, non ho voluto partecipare, perché non piace come è fatto. Poi, quando arriverà in Consiglio Comunale, ne parleremo.
non parteciperò nella commissione, ma quale parteciperò, perché il regolamento mi potrebbe anche stare bene, ma non ci sta bene ai cittadini, perché dobbiamo mettere paletti ben precisi. Sapete perché? Perché alla fine mister Bianco è una 20 vie sono quelli che pagheranno, gli altri non pagano, ecco perché questa cosa non fa molto rumore. Interessa solo mister Bianco Centro questa vicenda, è qualcuno che parte, ma mister Bianco Centro ha 20, 22, 23 vie che noi abbiamo tutte elencato, dove la gente deve pagare, ma non sappiamo come allacciarci. Il problema è questo, non sappiamo come andarci a collegare, allacciarci al depuratore, o se ci stiamo allacciando, scusate, ora diventa pesante la cosa, perché deve essere questa in commissione, però mi fermo, deve essere, se ci dobbiamo allacciare, dobbiamo sapere come ci dobbiamo allacciare, chi ci deve autorizzare, come ci devono autorizzare, quali sono i punti stretti. Così non è facile. Ecco perché la commissione d'indagine serve, uno, perché io desidero salvaguardare i miei concittadini, anche perché, e lo rafforzo, perché una prima volta è stata sospesa già, ed io non ho fatto altro che chiedere, sospendiamola questa benedetta tassa, vediamo il regolamento, vediamo la situazione, vediamo il depuratore se funziona a 360 gradi, perché a me da Palermo o da qualcuna qualche altra parte, dico da Palermo per dire tra virgolette, arriva che mi scrive il collaudo in bianco e io ancora non riesco a spiegarmi, non riesco a spiegare che significa collaudo in bianco, io non lo capisco e nessuno me lo sa spiegare. Allora a questo punto abbiamo fatto la conferenza stampa, avevamo detto in conferenza stampa che si faceva la commissione d'indagine e non si è fatta, perché io ho chiesto ai consiglieri di opposizione, ai consiglieri di Maria che hanno partecipato, ho detto fatemi parlare col sindaco prima, vediamo questa situazione com'è, è inutile partire con una commissione d'indagine subito, prima discutiamone. Però sta cosa non si sente, io sono andato a parlare con il sindaco, sospendila sta cosa, sospendiamola, vediamo, facciamo uno studio di qua di là, sì, forse oggi, domani, alla fine nel 2015 arriva che è stata diminuita di 30 centesimi, allora qualcosa non quadra, allora qualcosa non va più bene, o si sospende o la lasci 50 centesimi, ma la diminuzione dei 20 centesimi a me non mi sta bene e io dico che continuo a non pagare e mi sento tutelato dall'avvocato Anzalone, perché dopo tutto quello che ha scritto, le istanze che ha fatto Anzalone, non ha ad oggi una risposta dall'ufficio. Io vi posso solamente dire, nelle carte c'è e troverete tutte se si farà la commissione o non si farà. Nelle carte troverete tutto, che io vedo una palla di gomma che mi ribalzava da qua a qua. Quello dava la colpa a Cicco, Cicco dava la colpa a Pasquale, Pasquale dava... Non si capiva di chi era la colpa, ma non si capisce se il depuratore è funzionante. Io ancora oggi vi dico che tuttora non riesco a capire. So solamente che ho visto, che c'è una frana che il depuratore se ne scende. Possibilmente qualche giorno lo troveremo a Centro Sicilia, chissà, possibilmente lo troveremo là. Quindi mi fermo qua e consegnerò, scusatemi Serafino, e consegnerò a tutti quanti la documentazione che io ho acquisito. Volevo dire un'altra cosa, se mi permettete, Nino, scusami. Sapete dove ci sarebbe un'altra commissione che qualcuno non si deve spaventare? Come diceva il maresciallo Russo, non ti deve spaventare. Il cimitero! Ci sarebbe da fare un'altra commissione d'indagine al cimitero per capire cosa sta succedendo. E ve lo dico veramente con forza. E non lo faccio per me, non lo faccio per me, lo faccio per i miei concittadini. E lo dobbiamo fare noi, perché noi istituzionalmente consigliere comunale lavoriamo per questo. Il nostro lavoro è questo, quello di tirare fuori tutto quello che c'è. Io ho detto che parto dal 1900, la prego gentilmente, dal 1987. Non ho detto che sto partendo né dal 2012, né dal 2013, né dal 2014, ma sto partendo dal 1987, se non sbaglio la data. Quindi possibile, c'è tutto. E così anche il cimitero. Ci sarebbe un'indagine a 360 gradi sul cimitero, ma non di adesso, su quello che è successo tempo passato. E ancora si continua. Ecco perché dico, io sono qua a fare il consigliere comunale per questo motivo, non per sedermi in questa sedia e riscaldarla, non per prendere i 700 euro che mi rinfacciano tutti quanti fuori, ma per fare il mio dovere, e il mio dovere è questo, è quello di fare il consigliere, saperlo fare e portarlo avanti come si deve, e non quello che è successo ieri sera qua dentro, perché quello di ieri sera io mi sono vergognato, e ve lo dico veramente, mi sono vergognato veramente. Dobbiamo stare attenti quando parliamo, dobbiamo saper dire anche le cose.
Mi fermo qua e consegnerò tutto se parte la commissione d'indagine. Ma guardate che non vogliamo mandare in galera a nessuno, eh? Attenzione, a me manco per l'idea mi passa. Non voglio indagare con l'idea. Dobbiamo capire cosa dobbiamo fare. I miei cittadini devono sapere cosa devono fare. Grazie Presidente, scusate. Grazie consigliere Giaccone. Prego consigliere vicepresidente. Grazie signor Presidente, colleghi consiglieri, signor Assessore e pubblico presente. Io ero uno dei quattro colleghi presenti alla conferenza stampa che hanno detto in maniera chiara l'importanza di questo depuratore, non solo per Mister Bianco, ma ricordiamolo, per gran parte della zona di Catania. Partiamo da questo principio e fin qui non ci piove. La Commissione Bilancio ha fatto un ragionamento chiaro, ha chiesto quanto costa il depuratore attivo. 4.000 euro di energia elettrica. Non lo so, c'è qualcosa che non va, 4.000 euro per un depuratore, ma evidentemente qualcosa sarà accaduto. Se normalmente, lei Presidente parli dopo, 4.000 euro. Consigliere Licciardelli. Lei Presidente l'ascolterò dopo. Aspetta Vicepresidente, aspetta, aspetta. Consigliere Licciardello. Consigliere Licciardello, ascolta. Consigliere Licciardello, se lei è presidente dell'ottava commissione, lei è inutile che chieda. Anche perché presidente, se lei aspetta ora la cito. Bravo. Se lei aspetta. Allora, se mai e poi mai. Non lo farei mai. Io sì. Stavo dicendo, no, non lo farei mai con nessuno dei presenti né di Mister Bianco. Per favore, consigliere Licciardello, cominciamo. Si accomodi là. Collega Licciardello, come a fare? Ogni sera ne avevamo uno. Stasera c'è lei. Bravo. Prego, consigliere vicepresidente. Vicepresidente, risponde a nudo. Stavo dicendo. Lei non risponde a nudo. E non deve rispondere, lei deve dare conto al Consiglio Comunale. Che non è una questione personale. Le dicevo, energia elettrica, 4.000 euro. Insomma, c'è qualcosa che non va se qualunque costo è a 20-30.000 euro. Cittadini. E io cammino a Mister Bianco. Io sono stato uno dei fautori, consigliere Giaccone, sono oltre 100 ricorsi dei cittadini per una tassa che è iniqua, perché se io ho la fossa settica, se io sono organizzato per i fatti miei, ho pagato 20.000 euro, chi sei tu per venirmi a dire allacciati e paga, e senza essere allacciato devi pagare perché abiti in questo elenco di vie? Perché io devo pagare se io mi sono fatto la fossa settica? Perché me lo dice qualcuno? Allora facciamo una cosa, giustamente, che lei ha detto consigliere Licciardello in commissione, citando, all'interno dei verbali che ho letto, lei giustamente ha detto prima facciamo gli allacci e poi facciamo pagare tutti, e sono d'accordo con lei, ecco perché mi permettevo di dirle che la cito, e le dico di più, posso? E le dico di più, sono d'accordo da questo punto di vista. Perché ovviamente un cittadino dice perché devo pagare 50 centesimi e sono fioccati i ricorsi. Domanda. La tassa si è abbassata da 50 a 20 e questi 30 centesimi di rimborso chi glieli dà, chi ha pagato? Cosa succederà in questo comune? Fatemi capire chi è che ha pagato, che è stato bravo in regola, ora all'improvviso dice si è abbassata a 20 e i 30 centesimi di rimborso noi che non abbiamo assicurazione chi li dà? Andiamo avanti. Io voglio capire, non si è capito, perché è stata abbassata da 50 a 20. Lo voglio capire. Fatemi capire, la TARI, la tassa sulla spazzatura, si abbassa perché facciamo una maggiore differenziata. Ieri sera ne abbiamo parlato. Qual è il motivo per cui si abbassa da 50 a 20? Qual è il risparmio? Perché è stata stabilita in 50? Qual è l'indice? Qual è il criterio di economicità che un presidente di commissione deve sapere e mi deve dire come un assessore, come un tecnico? Qual è? Fatemelo capire, questo sto chiedendo, perché se il motivo è abbassiamo la sipava più picca, allora la pavamo e ci togliamo il pensiero. Perché la precedente amministrazione che ha stato tinta, è stata schifusa, ha fatto 2000 cose, l'ha messa e poi l'ha sospesa? Cosa veniva chiesto qui? Sospendiamo, sospendiamola, allacciamo tutti e una volta fatto questo la chiediamo, va bene? È giusto che i cittadini a quel punto paghino, per carità. E allora cosa si pensa di dire? Facciamo la commissione d'indagine. Mi rivolgo al discorso dell'ottava commissione.
L'ottava commissione, signor Presidente, ho letto i verbali, ha fatto un ottimo lavoro. Guai a chi dica che l'ottava commissione non ha lavorato. Guai a chi dica che si è messa lì soltanto a fare commissioni. Hanno chiamato più e più volte i tecnici, hanno chiamato l'assessore. Ma poi che è successo? Dobbiamo fare ancora un altro anno di commissioni? Per quale motivo? Un anno fa è stata chiesta in conferenza stampa un cambiamento. E come nella mia commissione, l'urbanistica. Da quanto tempo aspettiamo il PRG? E poi, che è colpa mia, colpa della mia commissione? Quali sono i cambiamenti? Un anno si è aspettato, non si è detto che non si è aspettato un tempo. La commissione ha lavorato bene, non ci sono dubbi, tutto quello che poteva fare la commissione l'ha fatto. La giunta ha fatto una scelta di abbassarlo da 50 a 20, d'accordo, sono stati fatti dei passi in avanti. E allora qual è il problema? Se io lo dico in commissione, o meglio, se il collega Giaccone dall'inizio lo dice durante la fase delle interrogazioni al sindaco, e il sindaco ne prende atto e dice ne parlo coi tecnici, se ne parla coi tecnici, se ne parla in commissione, sono 3 anni che si affronta questo argomento, 3 anni, e 3 anni che i cittadini con cui si cammina per strada si paga, cosa avviene? Nulla. E allora che cosa si può fare? Non c'è la conferenza stampa, non c'è quello, che facciamo? Gli esposti alla Corte dei Conti? Noi non le facciamo queste cose contro i cittadini, perlomeno io non lo farò mai. Contro un mio cittadino che è assessore o funzionario, non la faccio una cosa di questa. Allora che faccio? C'è uno strumento previsto che è la commissione d'indagine. A cosa serve? A guardare la discussione. Serve a mettere in croce qualcuno? No. Serve a mettere al bando qualcuno? No. C'è obbligo di Corte dei Conti? No. Cosa costa farla? Si votano 7 membri nella commissione, 4 sono di maggioranza e 3 sono di opposizione. Qual è il problema nel fare una commissione che senza costi, senza problemi, va a analizzare le carte, può usufruire a quel punto di carte portate da un singolo collega di avvocato, che vi ricordo, il collega Giaccone, questo avvocato l'ha pagato di tasca sua. Non è che questo avvocato si è messo a ragionare in un'altra maniera, di tasca sua si è permesso di chiedere, di tasca sua i cittadini stanno pagando con i rimborsi e quant'altro. E allora capiamoci, qual è il problema? Allora io una soluzione ce l'ho, se permettete, signor Presidente, e lo dico subito, è semplicissimo, chiediamo la commissione, cosa costa, aiutiamo l'amministrazione a togliere il problema, perché signori, io col sindaco ci ho parlato, il sindaco effettivamente sa che c'è un problema, è inutile dire stupidaggini, l'assessore l'ha detto, l'ingegnere Marchese l'ha detto, aiutiamo l'amministrazione, aiutiamo questo consiglio, aiutiamo nel lavoro che sta ben svolgendo l'ottava commissione e diciamo chiaramente ai cittadini questa tassa non si paga, perché poi i cittadini non se la pigliano col sindaco, con gli assessori, se la prende con chi si prende il caffè al chiosco da Filippo, non se la prende con altri, con chi è da Carciola, con chi è per strada. E allora noi dobbiamo dire no a che cosa? Una commissione d'indagine. Per questo, Presidente, proprio perché ci tengo al ruolo dell'ottava commissione, nulla togliendo al collega Giaccone, vorrei proporre come presidente della commissione d'indagine, che poi dovrà essere votata, il presidente dell'ottava commissione, il collega Licciardello, proprio per evitare problemi e quant'altro, proprio perché deve essere di maggioranza, proprio per tutelare il ruolo dell'ottava commissione e per evitare discussioni e altro. Era questo quello che le volevo dire all'inizio, collega. Mi scusi, ma il pensiero e il gradimento verso la sua persona c'è sempre stato. Grazie. Grazie, consigliere. Ale. No, lei già ha parlato. Il chiarimento che deve chiedere. Che cosa deve chiedere? Non è stato insultato. Se no, signora, non ci sono gli chiarimenti. Conclusa la fase, assessore, devo dire qualcosa, no? No, il presidente già ha parlato. Il presidente già è stato chiaro, quello che si è espresso, si è espresso. Conclusa la fase di. Grazie, signori consiglieri, conclusa la fase degli interventi. Allora noi votiamo la mozione presentata dalla consigliera Buzzanga. E allora stiamo votando Corsaro. Vabbè, usato, c'è maggioranza assoluta dei consiglieri. Corsaro assente. Farinello.
Marchese Matteo, Lucisano assente, Adornetto astenuto, Monaco, Sant'Anocito, Foti assente, Ravisarda assente, Santa Paola astenuto, Arena, Riolo, Vitrano, Galasso, Caruso, Licciardello, La Spina, Tenerello, La Spina Marchese no, Tenerello, Scaletta, Nicotra, Basile, Vittorio, Buzzanga, Orlando assente, Russo, Zanghi, Puglisi, Giaccone e Marchese Domenico. Non abbiamo trovato. Aspetta. C'è Corsaro che entra e poi ti astieni? Astenuto. Corsaro gli astenuto. La proposta di la mozione della commissione d'indagine viene bocciata con 13 voti, con 13 voti favorevoli, 13, ci vogliono 16 voti, la maggioranza dei consiglieri. Sospendo il consiglio da destinarsi. Grazie, buona serata a tutti. Grazie. I vigili urbani.